buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per essere qua con noi. Questo vuole essere un veloce ritrovo, anche perché il countdown è partito, la nostra nazionale è qui in ritiro da qualche giorno e si sta allenando intensamente al Benedetti, quindi fra Benedetti se la pesi sotto, quindi il coach sta trocchiando i suoi ragazzi, ma era giusto che ci trovassimo qua, anche perché ramando nel quartier generale, dopo chiederemo al coach se si trova bene, se non si trova bene rimproveriamo Paolo. Era giusto che facessimo un pochino al punto qui con il coach, ma anche con i due presidenti provinciali di Pordenone, perché Pordenone sarà il primo appuntamento importante verso l'Europeo, il grande torneo a fine giugno, e poi John Adami, che è il presidente del comitato che organizza questo grande evento. Allora, io vi do un paio di informazioni al volo di servizio. Intanto, sì, ripeto, il countdown è partito, siamo impegnatissimi quest'anno col fatto delle finali, che per noi erano un pochino il punto, insomma, più importante del fine stagione, finale nazionale del 19, dico, abbiamo fatto un po' fatica, siamo sovrapposti due eventi, quindi da una parte magari è stato un pochino difficile, abbiamo perso qualche giorno nella per quanto riguarda l'organizzazione dell'evento europeo, però dall'altra parte abbiamo guadagnato qualche punto perché abbiamo visto dove mettere mano anche all'indoor, che noi crediamo sarà a questo punto tirato veramente a lucido per quanto riguarda il grande evento che partirà il 3. Sapete che i due palazzetti sono Benedetti, dove il coach approfittiamo un po' dei Benedetti, no? Così sì. Ecco, giochiamo in casa, e l'altro, anche se il coach giocherà sempre, questa è una prima notizia che posso darvi, la nostra nazionale giocherà sempre alle 20:45 al pala indoor. Perché noi adesso come 20:45 stiamo riflettendo per non andare a sovrapporci alla partita dell'Italia Calcio. Questa è una buona idea. No, anche per avere più pubblico possibile. No, anche perché noi, grazie coach per la dritta, noi come paese ospitante abbiamo facoltà e diritto di scegliere l'orario di gara. Quindi, salvo, per esigenze televisive. Per esigenze televisive, quindi salvo sovrapposizioni con la nazionale di calcio, con i cugini del calcio, sì. Il nostro orario indicativamente sarà in prima serata all'indoor, poi dopo evidentemente in base a quello che sarà il calendario dell'Italia di calcio vedremo se saranno da fare spostamenti. Allora, per chi volesse accreditarsi, poi passo la parola istituzionalmente ai presidenti e al coach che farà un po' il punto. Allora, bisogna andare sul sito www.fvgbasketball2014.com. fvgbasketball2014.com. Per accreditarsi, è importante chi vuole accreditarsi, perché non è, in questo caso, anche per noi è una scoperta quotidiana. Non è tutto semplice come organizzare una finale nazionale dove John Bolda mi chiama al mattino e mi dice mi tieni un accredito e gli dico no problem. Qui c'è tutto un iter da rispettare perché tutto va passato a FIBA Europe. Quindi io chiedo cortesemente a chi volesse avere l'accredito di mandarci la richiesta entro il 25 giugno a media@fvgbasketball2014.com. media@fvgbasketball2014.com. Le nazionali arriveranno indicativamente il 1° di luglio, alcune arrivano prima per andare al torneo di Pordenone, ma quello poi ne parleremo. Diciamo che l'arrivo è previsto per il 1° di luglio, dal 2 si cominciano ad allenare tutte, quindi cominceremo già con la tabella allenamenti quotidiana, coach, la classica, anche se il primo giorno, non essendoci partite, potremo avere più spazio per ogni nazionale distribuito su due campi di gioco, quindi non sarà la canonica mezz'ora o 45 minuti, ma sarà di più. Il primo giorno di riposo è previsto il giorno 6, serata in cui vi invito tutti, anche qui chi vuole partecipare magari me lo mandi via mail, alla cena di gala che faremo in centro Udine, presumibilmente in loggia del Lionello, credo sia molto carina. Quindi faremo una cena di gala a cui parteciperanno due rappresentanti per ogni nazionale, tutte le autorità e 35 membri FIBA che saranno ospiti nostri alla Storia Udine. Ecco, la storia del quartier generale della delegazione FIBA, arbitri e commissione. Quindi il 6 luglio faremo questa cena di gala alle 20, quindi chi volesse partecipare, visto che i posti sono limitati, magari ci mandi una mail. Poi vedremo di organizzare anche le due giorni di riposo, che sono il 6 e il 10 luglio, per offrire comunque più che la nostra nazionale, poi se vuole approfittarne va bene, ma le nazionali che vengono da fuori, magari di vedere e visitare anche le nostre bellezze. Dopo magari vi aggiungerò qualcos'altro a livello che mi viene in mente, qualche altro dettaglio organizzativo. Direi, Presidente Adami, come Presidente del Comitato Organizzatore, a te la parola. Non avrei da aggiungere grandi cose, credo che siamo magari forse un qualche
momentino di ritardo, ma in linea con le richieste che ci giungono da Monaco e che sono filtrate da Roma. Ci stiamo adeguando praticamente a tutto. La cosa importante adesso, che mi sono sempre raccomandato con i ragazzi, è che la nostra nazionale abbia il comfort e l'affettuosità necessaria per lavorare al meglio. Credo che adesso sentiremo anche il coach, ma credo che questo risultato lo abbiamo conseguito in questa prima parte di ritiro. Adesso il prossimo step sarà il torneo di Pordenone, dove sarà un grandissimo evento, secondo me, al Forum. Lascerò poi la parola al presidente Ezio Zuccolo, con delle nazionali di primissima fascia, di primissima qualità, se mi intendo ancora un po' di pallacanestro, e dovrà essere praticamente tutto perfetto, perché faremo un po' le prove generali poi per la cerimonia inaugurale e per il 3 luglio. Speriamo di esserci, Davide, perché è nell'aria una nostra trasferta a Praga per l'inaugurazione dell'Under 17, proprio in quel weekend lì, ma insomma, in un modo o nell'altro saremo ovviamente presenti in tutti e due i posti. Trasferta a Praga, che vi spiego anche perché sarebbe interessante, siccome parte l'Under 17 nel mondiale e siamo a 5 ore e mezza, 6 ore di macchina, poteva essere interessante andare a carpire un po' anche al di là delle email, al di là delle telefonate, al di là delle così indicazioni che ci arrivano, andare proprio sul luogo a carpire tutti i segreti e tutte le procedure, i meccanismi, perché poi di lì a 5 giorni, 6 giorni partiamo anche noi. Pertanto abbiamo in programma anche questa trasferta, per non lasciare nulla al caso e per ovviamente farci trovare pronti alla prima palla 2 nel migliore dei modi. Cos'altro? Prima di dare la parola al coach, io vorrei presentare anche il torneo, ringraziando oltre al presidente Ezio Zuccolo anche il consigliere regionale Tita Person, che rappresenta Pordenone, e i giornalisti amici che sono giunti da Pordenone. Ezio, forum prossimo weekend? Tutto pronto, logistica, alberghi, pranzi, pullman. L'ottimo Person ha fatto un lavoro straordinario, lui e i collaboratori che gli hanno dato la mano. L'importanza di questo torneo è basilare per la provincia di Pordenone, perché di fatto la provincia di Pordenone non ha più una nazionale dal 2003. L'ultima volta è stata la nazionale A maschile, un'amichevole con la Slovenia, e quindi diciamo che 11 anni sono veramente troppi per una provincia bella attiva con 42 società e migliaia di iscritti. Detto questo, la linfa per la pallacanestro viene data proprio da questi eventi. Nel caso specifico, un evento giovanile, cioè un evento dove i ragazzi si riconoscono di più, perché ci sono pari età, ci sono ragazzi poco più grandi di loro e quindi possono prendere esempio da loro e far sì che non si disperdano in altri sport, ma che rimangano nella pallacanestro. Ecco, questa è l'importanza che io do a questo torneo, e ringrazio chi ha dato l'occasione a Pordenone di averlo. Grazie. Grazie. Date e squadre. Sì, il messaggio è anche per chiudere il cerchio. Il messaggio squadre... è anche, scusa, ce la posso fare anch'io, no? Proprio il discorso di avere una nazionale under 20. Guardate, tanti ragazzi guardate, sì, certo, ce la possiamo fare, e questo evento e anche altri che vorrete magari organizzare nella provincia che rappresento, perché voi sapete che come logistica e come palestre siamo molto 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 attrezzati. L'evento sarà il 27, 28 e 29 di giugno, sarà un torneo all'italiana, due partite ogni giorno, e le nazionali saranno, oltre la nostra, l'Italia, saranno la Turchia, la Francia e la Spagna, quindi come dicevano prima, nazionali di livello, non solo a livello giovanile ma a livello anche senior. Spagna campione in carica, Spagna campione. Se non sbaglio, sì. Quindi... Ci sono le tre delle prime quattro squadre classificate lo scorso anno nell'ultimo europeo, sì. Direi di passare la parola al coach. Vi ricordo che la cerimonia di apertura, per quanto riguarda Udine, si svolgerà il 2 luglio in Piazza Libertà. Ok? Quindi le nazionali sfileranno lungo un pochino sulla solita riga di quanto ha fatto con i capelli italiani. Partiremo dal Benedetti alle 5 e mezza del ritrovo Benedetti, seguiremo di Aposcolle fino a Piazza Libertà. Piazza Libertà ci sarà
questo momento ufficiale formale con l'apertura degli europei alla presenza di tutte le nazionali. Alcune si alleneranno e quindi ci saranno delle delegazioni, però indipendentemente saremo tutti. Quindi il 2 luglio abbiamo ufficialmente il campionato europeo. Direi, coach, a questo punto, come diceva il nostro presidente Rani, come nostra tradizione noi cerchiamo sempre di dare il massimo sotto il profilo dell'affetto, della disponibilità, della ospitalità, perché è un pochino nel DNA di questa zona, di questa terra e anche del nostro modo di intendere pallacanestro. A te la parola per sapere come sta procedendo questa fase, sia sotto profilo tecnico, sia se devi tirarci le orecchie per qualche cosa, fallo senza problemi. No, innanzitutto è doveroso ringraziare tutti quanti per il grande affetto, la grande disponibilità con la quale siamo stati accolti sin dal nostro arrivo qui a Udine. Ci sono tutte le condizioni per poter lavorare bene. Chiaramente ci stiamo allenando al Benedetti e speriamo al più presto di poter utilizzare l'indoor dove giocheremo le nostre partite del girone di qualificazione, ma stiamo bene in città, stiamo bene in albergo, la squadra ha avuto la possibilità di allenarsi negli orari più comodi, quindi ci sono tutti i presupposti affinché il lavoro proceda nel migliore dei modi. Gli intoppi che abbiamo avuto sono legati più a questioni organizzative interne, gli esami di Stato che ci hanno portato via 8 giocatrici che dovranno sostenere le prove da prima scritta e poi l'orale, e questo ha un po' frenato quella che è la nostra organizzazione, soprattutto dal punto di vista tattico, però per il resto tutto sta funzionando. Sono certo che avremo anche il sostegno della gente di Udine quando giocheremo le nostre partite interne. La squadra lo scorso anno ha compiuto una grande impresa conquistando la medaglia d'argento, anche se mancheranno diverse giocatrici rispetto alla passata edizione, perché il gruppo dell'anno scorso era composto da atlete del 93-94, ma anche la squadra di quest'anno è una squadra che penso possa far bene e togliersi delle grosse soddisfazioni. Poi è chiaro che per quanto riguarda l'andamento di questo campionato europeo, come in tutte le manifestazioni giovanili e senior, spesso vengono decise da episodi, dal sorteggio, da un girone più o meno favorevole, dagli infortuni, e quindi quello può condizionare qualsiasi esito finale, e spesso molte squadre finite in un girone più difficile rispetto a un altro magari hanno avuto un piazzamento finale che non è stato quello corrispondente al valore del team, però questo fa parte del gioco. Del resto ci sono ben 16 nazionali e organizzare in 10 giorni l'evento non è certamente semplice per chi deve dare una formula a questo campionato europeo. Per quanto riguarda invece le avversarie, è da sottolineare come una manifestazione del genere assume negli ultimi anni ha assunto sempre un'importanza maggiore in ambito internazionale, perché a livello di under 20 negli ultimi anni, un po' per la crisi, un po' per il lavoro che viene fatto in tante nazioni, ci sono giocatrici che già sono importanti, giocatrici che già giocano in ambito internazionale. Quest'anno ci sarà Aston Durr, che è stata scelta al primo giro nella WNBA, anche se poi non ci ha giocato, che è stata ingaggiata da una delle squadre più forti d'Europa, dal Fenerbahce di Istanbul, e che giocherà nella Spagna. Ma ci sono altre giocatrici che giocano già con la nazionale A, come l'olandese Treffers o come la francese Aidou, quindi tante giocatrici che già sono importanti in ambito internazionale e che il pubblico di Udine avrà la fortuna di poter vedere, anche se proprio con la propria nazionale under 20, però che sono già delle giocatrici affermate anche tra le senior. Il torneo di Pordenone in tal senso sarà un test molto importante, perché come dicevamo poc'anzi ci sono le prime tre squadre dell'europeo della scorsa stagione, l'Italia e la Spagna che hanno giocato la finale, la Turchia che ha vinto la medaglia di bronzo.
ci sarà la Russia, che l'anno scorso non aveva una squadra attrezzatissima, però quest'anno è una delle grandi favorite, avendo vinto 2 anni fa, proprio in questa categoria Under 18, il campionato europeo. Quindi è un'anteprima di quelle che saranno le avversarie più pericolose che andremo a affrontare, e quindi ringrazio il comitato provinciale, il comitato regionale, che ci hanno dato la possibilità di poter verificare la nostra condizione fisica e poterci confrontare e capire dove possiamo arrivare poco prima che inizi l'europeo. Grazie coach, poi lo lasceremo a disposizione vostra per qualsiasi tipo di curiosità. Io volevo aggiungere un paio di cosine, ho preso appunti come i bravi. Intanto è giusto specificare che per il torneo di Pordenone, Pordenone diventa capo mundi, cioè la nazionale si trasferisce a Pordenone e le tre nazionali che arriveranno vanno direttamente a Pordenone, quindi con la copertura alberghiera, magari da Potita, se vuoi anche ricordare dove, giusto per, anche per onore di cronaca e anche per dare merito a chi a Pordenone, tipo gli alberghi, saranno venuti incontro. Io prendo lo spunto da questo per dire che gli alberghi di Udine coinvolti sono i seguenti: l'Hotel Friuli, l'Executive, dimmi Franco se dimentico qualcuno, il Quo Vadis, il Ramandolo, il San Giorgio e l'Ambassador, perché l'Italia di ritorno da Pordenone la trasferiremo direttamente all'Ambassador in via Carducci, anche per, insomma, anche perché qui saranno altre nazionali, per, diciamolo sottovoce, non ci guarda nessuno, per provare a mettere le nostre ragazze nella condizione migliore per potersi preparare a questo grande appuntamento che per noi, insomma, è un appuntamento storico, perché per la prima volta ospitiamo in questa città un evento di tale portata. Devo dire che tutti gli, quindi sono 6 alberghi coinvolti. Scusa Valerione, Friuli. Dopo se vuoi ti do anche il dettaglio delle nazionali dove sono alloggiate, se poi interessanti. Qui facciamo un altro servizio di prova. No, infatti, perché dico questa cosa qua? Perché il Messaggero Veneto durante il finale nazionale mi ha fatto John, la grandissima sorpresa di dire che grazie non solo a noi, magari anche al Giro d'Italia, noi diciamo, il titolo diceva il basket, riempie gli alberghi della città. Beh, è vero, noi siamo molto orgogliosi di questo. Abbiamo riempito, non c'era un posto, Franco, che è il nostro responsabile, ha ricevuto da un sacco di agenti di tutte le società, di tutte, ma non solo agenti, dirigenti, addetti ai lavori, che cercavano da dormire, a Udine non c'era un posto per dormire. E il Messaggero, facendo questo articolo in cronaca e non in sport, perché in sport dicono, magari è facile, si parla fra di loro, io in cronaca non sapevo e mi sono trovato questa sorpresa, io ho fatto 8 fotocopie e l'ho dato a tutti gli amici della federazione, da Eugenio Crotti in poi. Erano anche i giorni della concomitanza del Giro d'Italia. Certo. Però Giro d'Italia era di scorta, via, no? Eravamo più noi che solo, ma sì. E poi comunque il titolo diceva il basket e il giro, via. Quindi è giusto anche far capire il ritorno che c'è a livello turistico, economico in questa città o in questa regione da eventi del genere. Noi abbiamo riempito 6 alberghi, Friuli, Executive in via Palmanova, Quo Vadis e San Giorgio che sono in piazza Ricella, il Ramandolo che è questo, più l'Ambassador in via Carducci dove andrà la nazionale italiana di ritorno al Pordenone. Credo sia, insomma, ciao. Salve. Ma sei da sola o siete tutte? Mettetevi in entrata in fondo. È rimasto anche Marco. Va bene, arrivate. Accomodatevi. E quindi, insomma, è giusto anche sottolineare, Valerio, se il tuo collega in cronaca vuole rifarci un altro pezzo, sarà interessante, insomma, in un periodo magari, fra virgolette, di stanca per la città, come potrebbe essere previsto in luglio, che tutti preferiscano andare a Lignano o a Grado o in montagna, noi comunque riempiamo tutti gli alberghi della società, senza considerare i genitori al seguito, per i quali stiamo preparando dei pacchetti, i genitori, e dei lavori e quant'altro. Un'altra notizia che vi do è il costo del biglietto. Anche in questo caso credo sia doveroso ricordare che noi comunque stiamo a delle regole FIBA molto rigide, per cui dovremmo stare anche attenti, cioè non è che, cioè dobbiamo rispettare dei paletti e dei parametri, e mi sembra anche giusto. Il biglietto giornaliero costerà 8 euro, cioè chi vuole vedersi 4 partite potenzialmente anche 8, perché può anche girare da un palazzetto all'altro, con questo daily ticket spende 8 euro e guarda tutti. Per vedere solo l'Italia, sempre che l'Italia rimanga in prima serata, costa 5 euro, che dice questa distinzione. Poi abbiamo pensato insieme a Giovanni di fare, soprattutto per la nostra società, per i nostri tesserati, di prevedere un'agevolazione, cioè chi vuole acquistare un pass valido per tutti i 10 giorni di europeo con 50 euro guarda tutte le partite.
anche questo sì, adesso la federazione Diana Trieste manderà questa comunicazione a tutte le società, anche in questo caso entro il 30 giugno chi lo vuole deve prenotarlo attraverso il comitato regionale. Un abbonamento valido per tutte le partite, cioè un pass che ti permette di vederle tutte indistintamente. Abbiamo fatto un prezzo forfettario di 50 euro, giusto John? Sì. Io aggiungerei che tutte le squadre che hanno vinto le categorie giovanili maschili e femminili a livello regionale, dall'under 13 all'under 19, hanno avuto come premio, oltre la coppa, il poster, eccetera, eccetera, anche un pass per un giorno per vedere 4 partite a scelta, un giorno dell'Europeo, dal 3, e con esclusione della finale, mi sembra solo, sì, perché avevamo dei problemi sotto profilo della contabilità. Quindi tutte le nostre squadre, dall'under 13 all'under 19, maschi e femmine, possono scegliere un giorno e vedere gratis tutte le partite. E il torneo di Pordenone naturalmente è gratis, quindi non si paga. Tito, devi aggiungere qualcosa per quanto riguarda gli alberghi, soprattutto magari, o devi fare un finanziamento a qualcuno? Delle squadre e all'Hotel Santin, abbiamo scelto l'Hotel Santin perché è in centro, pertanto sarà anche un piacere avere i nazionali in centro a Pordenone che sciarono magari per fare 2 giri serali. E le partite sono alle 5:30, alle 7:30, l'Italia giocherà sempre la seconda partita alle 7:30, si inizia con Italia-Turchia come prima giornata e pertanto la prima partita sarà la Francia-Spagna, che già costituisce un bel prologo a questo torneo. E alla fine, l'ultima giornata, premiazioni, eccetera. Diciamo che sarà un po' la prova generale, sì, come avete detto. Va detto che quindi il comitato di Pordenone le viene a prendere, le porta a Pordenone, certo. È giusto dare. Sì, sì, beh, cioè, talune squadre arrivano, sì, anche all'aeroporto direttamente, li andiamo a pigliare e portare direttamente a Pordenone, pertanto il primo impatto con la nostra regione, sì, sarà il nostro palazzetto. E poi dopo ritorno direttamente a finito il torneo ce le riportate, sì, a Udine. Perché di questa cosa qua, Tita? Mica per dire che giochiamo a fare i tassisti, perché, sì, l'impegno è grande. Coinvolto, sì. Cioè, beh, è un impegno grande. Corriere. È un impegno che coinvolge la logica della nostra regione in questa estate, lunga estate, che ha visto manifestazioni in ogni dove e che vedrà anche con la Nazionale A. Pertanto è un piacere per noi partecipare con il nostro tassello a questo mosaico. E che dire alla fine? Gli ultimi aspetti, adesso, tra cui quello di uscire in streaming con la partita, stiamo vedendo la possibilità di sperimentare, ecco, in maniera tale anche da poter costituire anche a livello nazionale una possibilità di vedere questo torneo di prologo. Grazie Tita, mi hai aperto anche la strada per ricordarmi una cosa. Voi sapete la mia fobia nella copertura mediatica e televisiva, se non altro perché è il mio lavoro. Per quanto riguarda il torneo di Pordenone, ovviamente, e lo facciamo in streaming, in diretta, e quindi anche le atlete, le famiglie spagnole, francese o turche potranno vedere i loro ragazzi, i loro morosi, le loro amiche che giocano davanti a un PC. Per quanto riguarda l'Europeo è un pochino più difficile, perché sono anche in questo caso dei paletti FIBA. Sicuramente le partite a livello, perché vi spiego perché, a livello italiano è diritto, cioè possiamo fare quello che vogliamo, no? I diritti televisivi sono nostri. Tutto ciò che va oltre il confine è invece di pertinenza FIBA. Quindi noi in Italia sicuramente le partite le faremo, stiamo anche studiando e nei prossimi giorni vi darò qualche dettaglio in più, ma posso già anticiparvi, le partite dell'Italia andranno in diretta su un canale digitale nazionale, che non è la RAI purtroppo, ma è un altro canale. Vi darò esattamente anche per le ragazze, anche per voi coach, ma lo diremo a Mimmo Cacciuni della federazione, in modo da dare un ampio risalto a questa cosa, ma le partite dell'Italia avranno diretta comunque nazionale. Tutte le altre partite le copriremo ovviamente con la nostra TV locale, di cui siamo orgogliosissimi, che è FVG Sport Channel, e per quanto riguarda lo streaming stiamo valutando se sia possibile, perché noi vorremmo farle anche in streaming, se sia possibile, fra virgolette, troncarlo al confine, per usare
se un modo tipo, magari un po' brusco, ma giusto è corretto per definire la situazione. No, si può fare. Quindi indicativamente comunque sia daremo copertura streaming italiana, televisiva italiana a tutte le nostre partite, all'Italia sicuro, ma un pochino a tutte. Fuori dall'Italia invece sarà un pochino più complicato. Quindi mi confermi? No, ti confermo che è stato dato anche via libera per lo streaming italiano. Anche per lo streaming internazionale, allora vedi, benissimo, queste sono notizie freschissime, perché Enrico, che è il nostro responsabile media TV, ha parlato con Sakis, giusto Henry, Sakis, così si chiama, di FIBA Europe, quindi possiamo fare lo streaming? Sì, a titolo gratuito, non ci sono abbonamenti, non ci sono pagamenti e risiederà anche sul portale della FIBA. Ok. Ok, questo chiaramente importa anche, si determina anche un certo tipo di impegno a livello di telecamere, non telecamere, perché sono tutti dei parametri da rispettare. Diciamo che chi giocherà all'indoor sarà un pochino privilegiato, perché avrà una, cercheremo di spingere un pochino di più, e casualmente ci sarà anche l'Italia, ma è assolutamente un caso. Quindi anche questa notizia ve la diamo in tempo reale, anche per magari le ragazze che possono comunicarlo, e se qualcuno non riuscisse a seguire a Udine può vedere o in streaming o in televisione. Sì, tutti quelli che stanno in Italia devono venire devono a Palazzetto. Grande, grande. Altre cose direi, a questo punto avete qualche domanda da fare al coach o ai presidenti, o anche a me se avete bisogno di... Quindi i gironi non ci sono ancora? No, i gironi c'è tutto. Sì, c'è sì, sì. L'Italia tutto giocherà con? Sono anche le partite. Sì, sì, è già tutto stabilito. C'è tutto, allora tutto. Bielorussia, Olanda e Polonia. La prima partita con l'Olanda, il 3 luglio, il 4 con la Polonia e il 5 con la Bielorussia. Dico bene, coach? Sì. Poi l'orario è 20:45, salvo concomitanze. Salvo Balotelli. I gironi li puoi trovare su, sono già sul sito di FIBA Europe, comunque c'è tutto. E anche sul nostro, Francesco, sul sito di cui ti parlavo prima, cioè fvgbasketball2014.com. Gironi, trovi tutto. Ecco, io chiederei al coach quali sono gli obiettivi e secondo lui quali sono per voi le squadre favorite, diciamo, per la competizione. Ma come dicevo poc'anzi, l'europeo sia a livello giovanile che a livello senior molte volte è condizionato dagli accoppiamenti, dai gironi, perché ci sono delle squadre che sono in prima fascia ma che con quell'annata 94-95 possono non avere giocatrici importanti e si trovano in prima fascia perché l'anno precedente avevano vinto l'europeo, e ci sono squadre che sono in quarta fascia e che invece con quell'annata o sono neopromosse, cioè promosse dalla Division B, hanno giocatrici importanti. Quindi è chiaro che molte volte il piazzamento finale è condizionato da questi eventi. Diciamo che le squadre più forti poi alla fine sono sempre le stesse, Francia, Russia e Spagna, perché hanno un potenziale non solo a livello strettamente numerico ma anche di organizzazione, perché Francia e Spagna hanno dei college avviati che da 20 anni producono giocatrici a tutti i livelli, a tutte le categorie. La Spagna, basti pensare che la Spagna l'anno scorso ha vinto gli europei under 16, under 18, under 20 e l'europeo senior. Quindi è chiaro che queste squadre sono le grandi favorite, Spagna, Russia e Francia. La Turchia ha fatto bene negli ultimi anni, secondo me anche l'Olanda c'ha un ottimo gruppo, anche se non giocano in Olanda, ma loro a livello universitario preferiscono mandare le ragazze negli Stati Uniti e poi ritornano solo per partecipare a queste manifestazioni. Quindi ci sono tante squadre, la stessa Bielorussia che l'anno scorso abbiamo battuto in semifinale si ritrova con lo stesso organico dell'anno scorso, mentre noi abbiamo perso tutte le 93 che facevano praticamente l'ossatura della squadra che ha vinto l'argento. Il nostro piazzamento sinceramente non lo so, il miglior risultato conseguito da questo gruppo nei due europei precedenti è stato un 8º posto. Il nostro desiderio è quello, come abbiamo fatto l'anno scorso, è quello di migliorare questo piazzamento, e quindi raggiungere i quarti di finale sarebbe già un primo obiettivo importante. Poi è ovvio che non entriamo in campo per accontentarci, ma fa parte del nostro DNA, come è successo anche in passato. È una squadra che se trova
motivazioni, stimoli e l'entusiasmo giusto che non manca quasi mai alle nostre nazionali giovanili, stavolta anche con l'aiuto del pubblico, vogliamo cercare di arrivare più lontano possibile. Pubblico che ti chiede invece di migliorare l'argento dello scorso anno e quindi puntini. Perfetto. No, perfetto. Giusto per metterti un po' di pressione. No, va bene. Ma siamo abituati a vincere le medaglie d'oro con l'Under 20, quindi non c'è problema. È una battuta. Sì, sì. Definitiva di atleti regionali. Definitiva, le scelte verranno fatte dopo il torneo di Pordenone. Abbiamo al momento 18 atlete, di solito il gruppo si compone di 16 giocatrici, però con l'Under 20 lo ampliamo a 18 perché, come è successo già nella giornata di ieri, 8 giocatrici hanno dovuto lasciare la squadra per andare nei prossimi giorni a svolgere le prove scritte degli esami di maturità. Quindi dovremo scartare 6 atlete e questo lo faremo dopo il torneo di Pordenone, quando avremo valutato con grande attenzione, anche perché a differenza degli altri anni quest'anno mi sembra che la scelta sia ancora più difficile, perché sono tutte giocatrici che hanno fatto bene durante il corso della stagione nei propri club e che stanno lavorando tutte molto bene, quindi non sarà facile scartarne 6. Poi ce ne sono 5 che sono pure venute alla presentazione, è difficile lasciarla a casa. Mi sembra giusto. Hanno capito tutto. Sì, forse, sì, no? Sì. Hanno capito. L'ultima domanda, per quanto mi riguarda, sì. Diciamo, contestualizzata con la nostra regione, con la nostra, sì, provincia. Sporting Club Udine, non so se sa, ma insomma, è data ormai probabile. Sì. Negli anni è stato un serbatoio ricco di giocatrici, sì, tutto da Under 20, penso, sì, sì, sì. Giuli, penso Vincenzotti, penso De Gianni, penso Fiascari, Spicotti. Esatto, ne sa più di me. È sicuro. Forse le ho allenate, le ho scelte, le ho allenate. Non mi è venuto difficile. Cosa pensa? Mi dispiace. Questo è grave, mi dispiace molto, anche perché ero presente in tribuna quando Udine ha vinto lo scudettino juniores con 4 delle giocatrici che poi hanno fatto parte del gruppo della Nazionale Under 20. L'entusiasmo delle ragazze, della gente, dell'allenatore che in ogni caso ha fatto carriera, ma anche le stesse giocatrici che militavano in quella stagione. Striulli ha fatto un buon percorso, Vincenzotti vale più di quello che ha fatto sino adesso, sono sicuro che troverà una squadra nei prossimi giorni, però dispiace soprattutto che Udine non abbia una squadra in Serie A, almeno in Serie A2. La crisi è un po' generalizzata perché riguarda tante altre squadre. Brindisi ha rinunciato al campionato, Catania ha rinunciato al campionato, sono 4-5 le squadre che avevano tradizione e anche società che negli anni avevano costruito qualcosa di importante, ma purtroppo se non ci sono degli aiuti in questo momento è difficile. Mi auguro che però si possa ripartire dalle giovani. Questa è una piazza che ha sempre lavorato bene con le giovani, e ripartendo con le giovani spero in tempi molto brevi che si ritorni a parlare di Udine, non solo per l'accoglienza della città, non solo per l'organizzazione di grandi eventi che Udine è abituata ad organizzare, ma anche per le imprese della squadra della città. Non ce auguriamo. Soprattutto John mi sembra che abbia un po' di idee più chiare di te. No. Approfitto, coach, tutti abbiamo nella testa quelle giornate magiche delle finali Under 19 con lo scudetto di Udine, con un palazzetto stracolmo, speriamo di rivivere altre giornate così belle, ce lo ricordiamo tutti con grande affetto, quell'edizione lì. Qualche altra domanda? Sì. Aggiungo una cosa, per quanto riguarda gli attaché, come li chiamano, cioè i volontari, stiamo procedendo di buona lena, abbiamo già tanti ragazzi e ragazze che ci daranno una mano, comprese anche le ragazze dello Sporting.
o della IFU Sporting, vedremo in questi giorni cosa succede, ma che hanno manifestato grande entusiasmo nel darci una mano. Francesco, tu che stai seguendo la cosa, per chi volesse, così approfittiamo dei nostri amici del giornale, sia di Valerio che di John, che anche di chiunque dovesse scrivere anche sui siti, no? E di Edi. Chi volesse aggregarsi ancora a questa famiglia dei volontari, manda una mail a... Ok, quindi se c'è qualche volontario... Quello di prima, sempre quello, tutto lui. Media chiocciola fvgbasketball2014.com. Quindi qualcun altro volesse aggregarsi, darci una mano, perché ogni nazionale avrà una persona sempre con sé e che la seguirà dalla mattina alla sera, dal pullman all'albergo, insomma saranno sempre a disposizione. Ogni albergo Itasce, sì. Ha un desk informativo, con chiaramente, soprattutto questo vale per le nazionali, non l'Italia, le altre, che magari hanno bisogno di più assistenza. No, ce la scegliamo, stiamo organizzando un torneo, una selezione faremo e poi... Poi è chiaro che c'erano i volontari dei due palazzetti, no? Certo, c'è una marea di gente coinvolta in questa cosa qua. Tanta passione popolare, tanta voglia di fare qualcosa di bello, quindi qui c'è soprattutto una cosa che ci spinge tutti, è l'amore per la pallacanestro, ma mi sembra superfluo sottolinearlo, ma è giusto anche per rispetto di queste persone che hanno già dato la propria disponibilità, rendendosi assolutamente disponibili a darci una mano sotto ogni forma, senza neanche chiedere cosa verranno a fare. C'è spazio per tutti, quindi chi volesse anche, e chiediamo perché è giusto così, chi volesse può ancora aggregarsi mandandoci una mail. Poi ci pensa Francesco a fare i colloqui per vedere se sono, esatto Valerione, se sono ragazze le sale assieme a lui, se sono maschi toccano a noi, insomma, solite cose. Ovviamente teniamo fuori Franco da questo tipo di selezione, anche se vorrebbe partecipare. Quindi Franco, anche università mi sembra, è giusto ricordarla, ci dà una mano anche l'Università di Udine, ci sono un po' tutti coinvolti in questa cosa qua. Dimentico qualcosa? No, sull'Università di Udine mi sembra importante, diamo due flash della cosa che dobbiamo fare. L'Università di Udine con la sua facoltà di lingue e letterature straniere ci dà una collaborazione nella segnalazione appunto di ragazze e ragazzi che abbiano quella determinata caratteristica, ossia che siano di germane lingua delle squadre che vengono il più possibile e anche sappiano appunto la lingua inglese, oltre che l'italiano che non guasta. Per cui c'è stato un rapporto con la difficoltà è quella. La lingua italiana. Il professor Orioles con la professora Codiglia della pubblica relazione di Gorizia, di cui siamo in contatto già da un mese a questa parte e siamo già a posto per aver incasellato queste studentesse che ho capito che hanno voglia appunto di essere presenti anche loro in questa collaborazione e anche in questa loro esperienza che non è da poco, insomma, è un'esperienza che le porta, non dico 24 ore su 24, ma quasi a contatto appunto con le squadre. Sarà super giù così, sì. Bene. Grazie. Siamo a posto, avete qualche altra curiosità? Adesso noi abbiamo già mandato a FIBA, che ha già mandato alle varie nazionali, il primo bollettino, o bulletin, come si, il primo bulletin. Adesso partirà il secondo bulletin e quindi insomma si procede a vedere spiegate verso il grande giorno che sarà il 2 luglio con la cerimonia a Piazza Libertà. Facciamo una foto di bello un taglio? Coach! Thank you.